Durante il XIV secolo la chiesa è segnata da una svolta epocale. La sede del papato si trasferisce per circa 70 anni da Roma presso Avignone, una città situata nella regione della Provenza, in Francia. Tale periodo viene ricordato con l'espressione cattività avignonese. Il termine cattività deriva dal latino captivus, prigioniero. Tale termine all'epoca non sottintendeva tanto una prigionia dei papi presso i re di Francia, bensì una situazione di esilio paragonabile a quella vissuta dal popolo ebraico durante la cattività babilonese. L'origine della cattività avignonese risiede nello scontro tra Papa Bonifacio VIII e il re di Francia Filippo IV il Bello, quando il re decretò una tassazione straordinaria dei beni del clero, da sempre esentati dalle imposte, il Papa rispose minacciandolo di scomunica ed emanò la bolla Unam Sanctam, ribadendo la supremazia dei pontefici. Bonifacio VIII attribuiva sia il potere temporale che quello spirituale alla Chiesa, precisando che solo per una concessione il Papa permetteva al re imperatore di esercitare il potere temporale. In caso di inosservanza, la pena sarebbe stata la scomunica. Per prevenire questa eventualità, Filippo si accordò con la potente famiglia romana dei Colonna, ostile al Papa. Il 7 settembre 1303 il pontefice fu sorpreso da Guglielmo di Nogaret, consigliere del re di Francia, e da Charles Colonna nella sua residenza ad Anagni, dove fu arrestato. La tradizione vuole che in questa occasione Bonifacio VIII subisse l'oltraggio di essere schiaffeggiato da Charles Colonna. Da qui l'episodio è passato alla storia come lo schiaffo di Anagni. Il Papa, già vecchio e provato e ora sopraffatto dall'umiliazione, morì poco dopo, l'11 ottobre del 1303. Il successore di Bonifacio VIII, Benedetto XI, morì dopo solo 8 mesi di pontificato. Intanto, Filippo il Bello minacciava di convocare un concilio del clero francese nel quale proclamare l'autonomia della Chiesa francese da Roma. La Chiesa decise allora di assumere un atteggiamento più conciliante nei confronti del re. I cardinali elessero così il francese Bertrand de Goth, col nome di Clemente V. Nel 1309, per tenere stretti contatti con il re di Francia, egli spostò la sede del papato nella città francese di Avignone, in Provenza, dando così inizio al periodo della cosiddetta cattività avignonese. La città fu scelta perché era di proprietà del conte di Provenza e di conseguenza formalmente non era sottoposta al re di Francia. Clemente V, piuttosto debole anche di salute, a Filippo IV riuscì soltanto a impedire un processo postumo su Bonifacio VIII, aderendo invece al suo desiderio di sopprimere il fiorentino Ordine dei Templari. Alla morte di Clemente, la netta preponderanza dei cardinali francesi garantì l'elezione di un ex vescovo di Avignone, Jacques d'Huez, ovvero Giovanni XXII. L'agitazione violenta dell'Italia, la turbolenza delle grandi famiglie del popolo romano, convinsero il nuovo Papa ad insediarsi ancora ad Avignone. Fece allora adattare il palazzo episcopale, situato vicino alla cattedrale, per farne il primo palazzo pontificio in grado di dar sede al governo della Chiesa. Giovanni XXII, tra le altre cose, condannò come eresia la dottrina che proclamava la povertà assoluta di Cristo e con il sostegno di Napoli lanciò una crociata senza successo nel 1320 contro il potente Stato dei Visconti, nella speranza di recuperare il controllo d'Italia. Il suo successore, Benedetto XII, proseguì la riorganizzazione della corte da crebbi redditi della Chiesa. Grazie a questa manna finanziaria, fece erigere da Pierre Poisson un palazzo pontificio riccamente decorato e più adeguato alle esigenze del governo centralizzato della Chiesa. Inoltre, tentò di lanciare senza successo una crociata nel 1335. In questi anni, la corte dei papi presso Avignone raggiunse il suo massimo splendore. Dopo un'incoronazione fastosa, Clemente VI fece di Avignone un centro culturale e di scambi europei. Abbellì il palazzo di Benedetto XII e lo ampliò tramite l'aggiunta dell'Opus Novum, ovvero il Palazzo Nuovo. Fu lui, nel 1348, ad acquistare definitivamente Avignone dalla regina Giovanna di Napoli, contessa di Provenza, rendendola da allora una proprietà del papato. Innocenzo VI, invece, indebolì fortemente le casse del tesoro con le sue attività di diplomatico e di costruzione. Spese ingenti somme in guerre infruttuose in Italia e per la costruzione di nuove mura attorno ad Avignone, per proteggere la città dai passanti della guerra dei 100 anni. Inoltre limitò il potere dei cardinali e tentò una riforma del clero, ma il suo più importante successo fu l'ottenimento dell'incoronazione a Roma nel 1355 del nuovo imperatore, Carlo IV. Gli si deve infine la costruzione della certosa di Villeneuve, in sostituzione del suo vecchio palazzo cardinalizio.
divenuto papa nel 1362, Urbano V si distinse subito per la modestia con cui limitò gli eccessi della curia. Dedicò molto tempo alla preghiera e manifestò una certa sfiducia nei confronti dei suoi cardinali. Infatti, contro il loro parere, nell'aprile del 1367 rientrò a Roma. Tuttavia, solo 3 anni dopo, minacciato dai disordini politici, fu costretto a tornare ad Avignone, dove morì pochi anni dopo. L'ultimo papa della cattività avignonese fu Gregorio XI, nipote di Clemente VI. Convinto che fosse l'unico modo per placare la turbolenta situazione romana e ristabilire un equilibrio in Italia, decise di riportare la sede papale a Roma. L'intenzione definitiva di tornare da Avignone fu annunciata nella primavera del 1372. Non fu semplice l'organizzazione, che fu rinviata per anni e costò una fortuna alle finanze del papato. Il viaggio vero e proprio si protrasse dal settembre del 1376 al gennaio del 1377. Arrivato a Roma, il Papa, ormai malato, morì nel marzo del 1378. Da allora non ci sarebbero più stati papi di nazionalità francese. Alla morte di Papa Gregorio XI si aprì una grave crisi di successione. Nel 1378 il conclave elesse l'italiano Urbano VI, ma i cardinali francesi opposero al Papa romano Clemente VII. Che si trasferì immediatamente ad Avignone. Ognuno dei due papi lanciò la scomunica sull'altro, causando uno scisma religioso che portò ad avere due sedi papali in conflitto fra loro. L'Europa cristiana risultava quindi, per la prima volta, divisa. Francia, Scozia, Regni di Castiglia, Aragona e Navarra si schierarono con il pontefice avignonese. Impero Germanico, Regni di Polonia, Ungheria, Inghilterra, Portogallo, Danimarca, Svezia e infine Norvegia con il Papa romano. Per 40 anni ci furono due curie separate. Gli storici identificarono questo evento come lo scisma d'Occidente. Ciò non poteva durare a lungo. Un primo concilio, tenutosi a Pisa nel 1409, depose entrambi i papi, nominandone un terzo, ma nessuno dei due pontefici accettò le decisioni conciliari. Per risolvere questa delicata situazione, venne convocato su pressione dell'imperatore un concilio ecumenico a Costanza nel 1414, che si concluse nel 1418. Venne decretata la riunificazione a Roma delle sedi pontificie e l'elezione di un unico papa, Martino V. L'immagine della Chiesa come istituzione universale usciva fortemente incrinata da queste esperienze, mentre l'autonomia delle chiese nazionali era diventata ormai una realtà consolidata e difficilmente contrastabile.